diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Offriamo un canto alla Madonna attraverso la voce dei nostri bambini. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Più forte. Il Vescovo non è presente questa sera, ma verrà il 15 mattino a San Rufino alle 5 del mattino, perché celebrerà per tutte le famiglie della città la messa dell'Aurora. Vorrei invitarvi a questo momento. Nell'antica Roma si celebravano il 15 agosto le Feries Augusti, era una festa un po' fatta di baldoria. Per noi invece il 15 agosto è la festa dell'Assunta, non è Ferragosto il 15 agosto, è l'Assunta, poiché noi vogliamo onorarla in modo speciale, la Madonna. Allora il 15 agosto invitiamo tutti voi a frequentare le nostre comunità parrocchiali e in modo specifico, come vi ho detto, la messa dell'Aurora celebrata dal nostro Vescovo alle 5 del mattino. Ascoltiamo ancora un canto del... Al sindaco ho detto che per fare grande la nostra città non bisogna andare in avanti, bisogna andare indietro, ma bisogna guardare il castello, Sant'Anna, il Belvedere, il mare. Quando avremo recuperato la nostra gloriosa storia del passato, noi saremo in grado di costruire un progetto straordinario per il futuro. La parola al sindaco. Grazie Don Franco, grazie soprattutto per la riflessione, quella religiosa prima, che ci riporta ogni anno in questa piazza in un'atmosfera bellissima. E io vi ripeto che è veramente entusiasmante stare in barca con la Madonna dell'Assunta e raggiungere questa piazza con i tantissimi concittadini e i turisti che sono qui a Mondragone ad attenderla. È un onore veramente, è uno di quei momenti in cui ci si rende conto veramente di quello che significa essere primo cittadino in una comunità come la nostra. Insieme agli onori ci sono gli oneri che rappresentano la parte più importante, Don Franco. E bene fa Don Franco quando dice che bisogna guardare indietro per avere una Mondragone migliore. Abbiamo delle fondamenta sicure che possono consentirci di costruire, di edificare il nuovo. Il futuro deve essere costruito sulla base della nostra storia e che sia veramente questo momento, che si ripete ogni anno, l'iniezione di fiducia e di speranza per le giovani generazioni, per i figli di questa terra, l'impegno delle amministrazioni comunali, ma l'impegno della comunità
intera, a recuperare un senso civico altissimo, a recuperare un attaccamento a questa terra che possa essere messo in pratica nelle piccole cose, con l'amore verso quello che il nostro Signore, Madre Natura e la storia ci ha donato. Non voglio dilungarmi di più, voglio soltanto dire viva Maria, viva Mondragone, perché Mondragone con la Madonna ha sempre scritto delle pagine altissime per noi mondragonesi, e vogliamo che da ora in poi ne possa scrivere ancora più alte, con l'aiuto della Madonna dell'Assunta, con l'aiuto, ci consenta, della Madonna in Caldana, che è la nostra patrona. Dopo leggeremo la preghiera di consacrazione, vi prego. Thank you.